cazzi, pochi cazzi. Ho chiesto di farmi qualche domanda e me ne sono arrivate un migliaio, tipo queste. Avevo promesso sarei riuscita a rispondere a tutti. A tutti, ma ho ricevuto 90 domande, più o meno. Quindi cominciamo a rispondere, vediamo quante ne riesco a rispondere, dai. Cos'è la Lazio? Una merda! Farei mai gameplay? Non ho il cavo HDPVRFV... Come cazzo si chiama? Non ho la scheda d'acquisizione. Cosa significa E uguale MC alla seconda? Che alla prossima Lempoli, per salvarsi che servono due maccheroni. Canterai mai una canzone? L'ho fatto! C'è chi c'è il fumone, chi è De Grosinone. E non lo farò mai più! Perché la valigia si porta e la porta non si valigia? Per lo stesso motivo per cui è meglio un culo gelato che un gelato nel culo. Secondo te, quale squadra tra Napoli, Roma e Lazio merita di stare seconda? La Roma! Perché comunque, anche se è crollata, ha giocato meglio prima. Poi la Lazio ha giocato bene solo gli ultimi due mesi. E Napoli, una partita vince, una perde. Quale attaccante e quale portiere vorresti per il prossimo anno? Immobile, Handanovic. Come mai hai iniziato a fare video? E perché? Ma ne è la stessa domanda. Perché mi piaceva fare quello che faceva il Ras. Alla Roma chi vorresti come allenatore? Garcia. Fra tutti i giocatori affiancati alla Roma fino adesso, chi vorresti? Handanovic. Cosa ne pensi di Lotito? È forse disposto a cose, quando vado abitato da solo lo chiamo per fare il trasloco. Perché in Italia non c'è rispetto fra tifoserie, invece all'estero sì? Ma anche all'estero c'è. Guardi l'Olanda, guardi l'Inghilterra. Se dovessi prendere due giocatori dalla Juventus, chi prenderesti? Morata e Marchisio. Anche se Marchisio mi sta sul cazzo. Cos'è per te la Roma? L'unico gioco che facevo da bambino e che ci gioco ancora. Se fossi un dirigente giallorosso, quale sarebbe la prima mossa da fare? Far aprire il trigoria quando ci sono gli allenamenti per portare più tifosi possibili a guardare i giocatori come si allenano. Pallotte e Company sono meno competenti dei sensi? C'hanno i sordi. Mi dai un'opinione sull'ex Cassetti? Io chiederei al Laziale che ha perso 1-0 appena ci ha fatta da sua. Uccideresti Paris per un nuovo inglese? Basta che non mi dice più che Friday è nero. Perché sei roscio? E questo non lo so, però... Secondo te Morata rimarrà la Juve o andrà al Real Madrid? Andrà all'Arsenal. Farai un video? Bravo! Basta porno. Basta porno. Qual è il tuo youtuber preferito? Il Ras della Fossa. Quali sono gli youtuber che apprezzi di più? Il Ras, Daniele Brogna, gli Autogol. Ti piacciono i videogiochi? Se sì, quali sono i tuoi preferiti? La tua formazione ideale per il prossimo anno della Roma? Handanovic in porta, Castan, Manolas centrali, Lorenzi, Darmian laterali, Nainggolan, Strootman, Pjanic centrocampo, i Barbo, i Turbe, Immobile. Tanto per fare l'attacco della Apple, eh. Hai mai incontrato da vicino i giocatori della Roma? Sì, ho incontrato lui, se si può definire giocatore della Roma. E con lui ci sono da mignotte. Perché sei roscio? Ma la vera domanda è: come risparmiare sulla polizza auto? Iniziamo con le vanelle, perché ce ne hai messe due. Sacrificheresti Nainggolan per arrivare a dei giocatori forti ed affermati? No, perché Nainggolan è forte ed affermato. E poi non è che ti danno 200 milioni, eh? Cioè... Perché Lotito può spostare una partita e non il mio compito di latino? Perché pesa troppo. Perché non te fai la macchina pannata viola? Perché la patente costa. Perché la macchina costa. Perché la benzina costa. Perché la vita costa. Tacci vostra. Più buona la cioccolata o la cacca molle? Bobbe malle. Aveva tutta la bianca zona, aveva tutta la casa verde. Yo. Derby preferito? Roma-Lazio 2-0, doppietta di Vucinic. Che aprì le acque. Un possibile inserimento della Juve su Nainggolan ti preoccupa? Sì, perché se se ne deve andare preferisco vado all'estero. A Juve, non ce lo voglio. Commenta con una sola parola la stagione della Roma. Confermata. Cosa mi regali per il 18esimo? Una fesa de minchia. Ti piace FIFA? Che console hai? PlayStation 3. Quali saranno gli arrivi e quali le partenze della Roma? Ragiono alla Roma. Un serbo, un difensore centrale, un attaccante scrauso e un mezzo sconosciuto che diventerà forte. Due fenomeni, tre pipponi, due svincolati e uno che non riscatteremo. I trasferimenti più probabili fra tutti i rumors e le indiscrezioni? Se parli della Roma, Handanovic. Se parli della Juve, Dybala. Se parli del Milan, il mio cinese a parametro zero. Ti è piaciuto il mercato della Roma del 2011? Sì, perché anche se apparentemente i giocatori adesso sono scarsi, con i soldi che abbiamo venduto abbiamo comprato quelli della squadra da adesso. Cosa pensi del fatto che per pubblicare un commento con l'aggiornamento di Facebook, al posto di esserci in via, c'è un aeroplanino? Perché un aeroplanino? E se a una persona non piacciono gli aeroplanini, che fa?
Non invia più commenti? Non è una brutta cosa? Soprattutto per noi romanisti che l'aeroplanino ci ha buttato fuori da tutto quest'anno. Visto che conosci il RAS, perché non gli dici di tornare a fare video sul Milan invece di spalare merda sulla Juve? Perché il canale suo e fa quel cazzo che gli pare. Perché la Roma ha fallito tutti i suoi obiettivi stagionali? Per i tifosi che vogliono troppo li ha falliti. Per quelli come me l'ha riconfermati. Poi ovvio che c'è sta a prova a vincere lo scudetto. Ma se non ti riesce... sarà per l'anno prossimo. Almeno se spera. Cosa ne pensi della stagione della Roma e secondo te perché questo è stato un disastro? Non è stato un disastro. Cosa ne pensi dei giovani tipo Berardi e Insigne? Insigne è forte ma Napoli gioca poco. Berardi segna solo contro il Milan. È forte ma è matto de capoccia. Se Ibrahimovic un giorno viene alla Roma, come reagiresti? Secondo te qual è il problema della Roma che da quest'anno è calata tantissimo? Che manca dietro la certezza di Benassia. L'anno scorso faceva tutto lui. Ah, si sono studiati Gervinho. O forse non si più la roba dell'anno scorso. Pacco più grosso visto in Italia negli ultimi 5 anni? Quello di Rocco Siffredi, no? Prima partita allo stadio. Roma-Treviso, stagione 2005-2006. Partita che più ti ha fatto soffrire e incazzare. Roma-Inter, 3-0 al primo tempo per noi, 4-0 a fine partita per loro. Supercoppa italiana. O Coppa Italia. Che allenatore vedresti bene alla Fiorentina? Forse un Malesani. Mollo, ma che mollo! Perché non fai video su FIFA? Perché non ho l'HDPVR. È sopravvalutato Felipe Anderson. È veramente forte, però il Lazio lo valutano 100 milioni. Se un'altra squadra di Serie A ti prendesse a fare video, li faresti? Continueresti a fare anche video della Roma? No, non li farei semplicemente perché non potrei incazzarmi come mi incazzo per la Roma. Perché non è la mia squadra e quindi sti cazzi. Che hai fatto tra Juve e Lazio? Juve. Se un giorno ti svegliassi e ti trovassi Totti davanti, cosa faresti? Più o meno credo così. Avrance! Ma sei te? Asimo, ma che Totti? Oh. Sono io, tua madre! Se dovessi portare alla Roma uno tra Candreva, Kovacic, Mertens, Morata, chi prenderesti? Morata! Chi vincerà la Champions? E io 1-0, signore! Il calciomercato si accessioni che acquisti della Roma! Già fatto! Chi riporteresti i giocatori vecchi della Roma? Vedi Benassia, lo amavo, cioè in una maniera assurda! La tua top 11 della Roma che hai vissuto? In porta De Santis dell'anno scorso! Difesa Samuel Benassia, esterni Cafu e Florenzi! A centrocampo, Nainggolan! Emerson, Del Vecchio, Totti, Montella, Battistuta. La classifica delle squadre che odi di più. In ordine sparso, Juve, Lazio, Catania, Cagliari e il Chievo de merda. Dici chi vorresti della Roma in ogni ruolo. Già fatto. Secondo te chi solleverà il 6 giugno alla Champions League? La Juve vincendo 1-0 contro il Barcellona. Pensi che la Juve riuscirà a fare il triplete? Sì, vincendo 1-0 contro il Barcellona. Perché le squadre italiane non puntano mai ai giovani? Perché vogliamo vincere subito, ma alla fine non vinciamo mai un cazzo. Perché per affermarsi vanno tutti all'estero? Guardi Cardi, Felipe Anderson, Pogba. Te me ne hai citati e tre stanno tutte e tre in Italia. PlayStation e Xbox. PlayStation. Samsung o iPhone? iPhone. Ma c'ho un Samsung. Se l'Odito sposta tutto, chi sposta l'Odito? Nessuno, è grosso così. Chi è il più bravo talento italiano, escluso Verratti? Probabilmente Darmiani. In queste ore si sta parlando di Van Persie che verrà alla Roma. Dimmi un giocatore che vorresti per ogni squadra di Serie A. Minchia che domanda. Zappacosta, Abelard, De Frel, forse Bardi, Rugani, Babba e Berna, Perotti. Mi spiace ma del vero non è nessuno. È un misto fra giocatori vecchi e nostri scarti. Forse Guanito, ma pagarlo proprio poco. Icardi, Morata, Icardi, Parolo, Icardi, Bonaventura, Higuain, Busquets. Esiste ancora il Parma? Soriano, Sansone, Darmian o Bruno Perez. Widmer. Qual è il tuo calciatore preferito? Ibra. Secondo te, di giocatore del calcio europeo, qual è stata la grande delusione di quest'anno? Probabilmente Falcao, per forza di cose. Chi vince Juventus-Barcellona? La Juve 1-0. Come si chiama un prete che non si tocca? Don Touch. Il tridente per il derby? Barbo Totti Turbe. Cosa ne pensi di Berardi e Zaza? Sono forti tutti e due. Berardi scapoccia un po' di cervello, Zaza è discontinuo. Ma sono belle promesse. Descrivici Donato Inglese. Regà, ci ho provato a sentire qualche video suo, però non capisco un cazzo. Messi o CR7? Messi. Bale o Neymar? Suarez. Oltre alla Lazio, la squadra che odi di più? Probabilmente il Catania, forse più della Juve. Come dovrebbe fare la Roma per trattenere Pjanic, Nainggolan e insomma quelli forti? Se vogliono andare via, che andassero? Non abbiamo bisogno di gente che non vuole stare qui e prende solo il suo stipendio per tirare fuori i palloni e non impegnarsi. 5 squadre per cui simpatizzi, ovviamente oltre la Roma. Manchester United, Newcastle, Athletic Bilbao, Fiorentina e Genoa. Secondo te chi dovrebbe prendere la Roma durante il mercato estivo? Sto cazzo! Ed è finito finalmente, abbiamo risposto a tutti
Non ce la faccio più, vi giuro, non ce la faccio più. Il video finisce qui, lasciate un mi piace qua sotto, quando arriviamo a 100 mi piace esce il nuovo video con tutte le mie risposte, lasciatemi una nuova domanda qui sotto con l'hashtag che trovate in sovraimpressione, sick question, scritto in un inglese impresentabile, proprio voglio proprio con tutti questi, con questo hashtag. Spero che vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto attaccatevi alla fava e ci vediamo ad un prossimo video. Buon shalala.